Skin e io, come posso spiegare questa situazione? Io non ho visto Skin da alcuni anni, ma ci siamo visti tanto, durante tanti anni perché, solamente alle 3 o alle 4 della notte, nelle discoteche o le raves a Londra o in Ibiza. E dunque, perché lei è anche una techno DJ e abbiamo tanti amici abbastanza alternative in comune, e ogni volta che io andavo a una di queste feste che loro hanno avuto, queste feste iconiche, molto alternative a Londra, c'era sempre Skin. E dunque io conosco questa ragazza in questo modo, una ragazza generosa, semplice, che fa la pazza, ma è molto 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 carina e molto calda di cuore, e dunque mi trovo benissimo con lei, perché anche e soprattutto è improbabile. Le persone improbabili sono sempre le persone le più vere. Le persone che non cambiano, come i politici, che hanno sempre tutto programmato, non sono molto vere. X Factor Italia è totalmente diverso di tutti gli X Factors. X Factor Italia è un po' diverso di tutti gli altri X Factor. Sei pazzo! E come è diventato così? Grazie a Morgan. Grazie a Morgan, grazie alle scelte della produzione, grazie a Simona, grazie alla loro energia e anche grazie a Sky, perché loro hanno detto che c'è un'opportunità di fare una cosa con una qualità di produzione enorme, anche di non sempre seguire le regole. Quando un programma diventa molto commerciale e molto popolare e anche ha il potenziale di fare tanti soldi, come X Factor nel mondo, ma anche particolarmente in Inghilterra o questi sorti di genere di programmi come in America, la pressione diventa enorme, dunque la creatività è un po' in pericolo e le scelte diventano meno rischiose. X Factor Italia, Sky, Fremantle, loro e anche Morgan hanno preso la decisione di non seguire questa strada molto pericolosa e anche totalmente ovvia. Non solamente con quello che lui ha fatto per tanti anni, e lui ha un po' messo questa direzione in marcia, ma anche con le scelte che hanno fatto con me. Io non parlavo italiano, io non sono italiano, hanno preso un enorme rischio e anche mi hanno dato la possibilità di mettermi in un'altra cultura, anche adesso con Skin, anche con le scenografie di Luca Tomassini, anche con questo senso di umorismo molto raffinato, secco, ironico di Elio. Fedez, un rapper, non c'è un rapper negli altri X Factor. Allora, dove posso iniziare? Tutti gli ingredienti sono diversi, tutte le altre edizioni nel resto del mondo, e dunque è diverso. E per questo Simon Cowell ha insistito di mettere la sua faccia nel launch di X Factor Italia, perché lui è abbastanza orgoglioso di questa cosa, che ha una bella direzione. Io sono felice di essere su un programma con questa energia, con queste intenzioni, perché c'è anche una sorta di reattività rispetto alla discografia, al mercato discografico, che è una cosa molto importante. Noi siamo musicisti, noi cantiamo, facciamo concerti, prendiamo dei rischi. I ragazzi hanno la possibilità di non solamente fare una sorta di teatro, di pantomime reality per 2 mesi, ma anche hanno un platform, se possono farlo, di andare molto più avanti. E dunque, sì, io sono contento, sono felice. Quando funziona, è bello. Il momento che c'è troppo paura, il momento che c'è compromessi, è un'altra storia.